Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè. Oggi spero di farvi felice suggerendovi un'offerta molto interessante per uno di quei software che è in grado di salvarci la vita, o meglio salvare la vita, dei nostri dispositivi iOS, iPhone, iPad o iPod Touch, nei quali può succedere a volte di perdere accidentalmente dei dati importanti, o perché noi li abbiamo involontariamente cancellati, oppure perché il dispositivo in questione può aver subito qualche incidente, quindi può essersi rotto, può essersi perso, può essere stato rubato. Oddio, mi raccomando, facciamo gli scongiuri, non è che vi sto augurando una serie di sfighe incredibili, però sono cose che a volte possono succedere. Oppure c'è chi capita anche spesso che per qualche brutto bug di WhatsApp si perdano intere chat o comunque messaggi a cui si tiene particolarmente. Quindi potrebbe essere molto utile poter recuperare determinate cose senza dover ricorrere a un intero ripristino da backup del dispositivo. Fortunatamente ci sono software in grado di fare queste cose, l'abbiamo visto anche in passato, soluzioni più o meno costose e più o meno semplici da utilizzare. Quella di cui voglio parlare oggi è forse la più semplice che ho finora provato e soprattutto in questo momento in offerta con quasi il 50% di sconto. Sto parlando del software iMyPhone dBack per Mac, ma c'è anche per Windows, funziona più o meno allo stesso modo e ha più o meno lo stesso prezzo. L'offerta che lo propone in questi giorni a tempo limitato a circa 39 dollari anziché 69, quasi 70, è particolarmente conveniente perché quello che può essere in grado di fare è davvero davvero utile e importante più o meno per tutti noi. Vi stupirà quello che riuscirà a tirare fuori dal vostro dispositivo, anche risalente a vecchi iPhone o vecchi iPad che non avete più da tantissimo tempo, che magari avete venduto, che avete perso, nonostante magari colleghiate un nuovo iPhone. Vi spiego semplicemente come funziona. Allora, tutto quello che dovete fare è collegare il vostro dispositivo iPhone, iPad o iPod Touch tramite il cavetto USB al Mac o a Windows se volete scaricare la versione per Windows e selezionare l'opzione che desiderate. Infatti vedrete che potete sia recuperare dati direttamente dal dispositivo stesso, sia recuperare dati da vecchi backup fatti tramite iTunes, sia recuperare dati dai backup di iCloud, cosa che normalmente non è possibile a meno che non facciate il ripristino dell'intero dispositivo dal backup fatto con iCloud. Cioè voi materialmente non potete selezionare cose che sono state immagazzinate sul backup di iCloud per ripristinarle sull'iPhone, così come le cose immagazzinate nei backup di iTunes. O rimettete tutto il backup fatto in blocco nell'iPhone senza poter selezionare le singole cose che desiderate. Oppure niente, normalmente le cose stanno così. Ma con questo programma, iMyPhone dBack, vedrete che potete selezionare i singoli argomenti, le singole cose che vi interessa riavere a disposizione. E questo è molto importante perché se per esempio il motivo della perdita dei dati è magari un malware, un bug insediato nel vostro dispositivo, se voi faceste l'intero ripristino dell'iPhone, dell'iPad o dell'iPod Touch dal backup effettuato, in cui comunque c'era il malware, non risolvete la questione perché vi rimetterete in continuazione questo malware. Quello che vi interesserà in questo caso sarà semplicemente recuperare i singoli dati che più vi interessa conservare nel vostro dispositivo o anche lasciarli a disposizione nel Mac. Infatti, come vedrete, dopo aver selezionato l'opzione di recupero che preferite, appariranno vari argomenti di cose che potete recuperare, o i singoli SMS provenienti da vari numeri di telefono, anche persone che magari non avete più in rubrica, anche messaggi che erano su dispositivi molto più vecchie che non avete più, e vi stupirà vedere come potrete anche recuperare quelle foto, quegli allegati ai messaggi che vi sono stati mandati nel tempo e che non avevate magari mai conservato nella vostra library fotografica, e così avete perso magari fotografie molto belle che vi erano state inviate. Ecco, potrete addirittura recuperare quelle singole immagini. Stessa cosa per il registro chiamate, stessa cosa per la rubrica telefonica, oppure tutto quello che ha a che fare con i contenuti multimediali, quindi foto e video che avevate immagazzinato in passato sui vostri dispositivi. E poi c'è tutto quello che riguarda WhatsApp, quindi avrete modo di recuperare o i singoli messaggi di WhatsApp o le intere cronologie delle chat, i file multimediali, gli allegati di WhatsApp, stessa cosa per quanto riguarda Skype e WeChat se lo utilizzate. E poi c'è tutto quello che riguarda le note, quindi la stessa cosa, potrete recuperare vecchie note che vi eravate appuntate in passato anche su dispositivi più vecchi di quello attualmente in uso, così come vari eventi, appuntamenti di calendari,
promemoria, la cronologia di Safari e il voice memo. Quello che vi conviene fare, che vi suggerisco di fare, è prima deselezionare tutti questi argomenti e poi selezionare solo quello che vi interessa recuperare singolarmente, per due motivi. Primo, perché sfruttate al massimo l'intelligenza di questo software se andate a recuperare direttamente solo la singola cosa che vi serve. Secondo, perché così i tempi di attesa, che comunque ci vogliono al programma per poter andare a ripristinare e a recuperare quel file, saranno così più brevi, piuttosto che dover scansionare qualsiasi tipo di dato mai conservato di tutti i vostri dispositivi. Una volta che la scansione, dopo un po' di pazienza e di attesa, sarà finita, vi stupirete, ripeto, per tutto quello che ritroverete di vecchie conversazioni avute anche di tanti anni fa, se avete un iPhone, un iPad o un iPod Touch da tanto tempo. Ma soprattutto quello che più stupisce sono, secondo me, gli allegati ai vari messaggi, le varie foto che vi sono state inviate e che non vi ricordavate di aver ricevuto e che potrete così una volta per tutte conservare sul vostro computer. Infatti, dopo aver visto che cosa c'è a disposizione, vi basterà selezionare quello che volete poi scaricarvi nel computer e poi, se volete, successivamente ve lo metterete nel vostro iPhone, nel vostro dispositivo o lo terrete in una cartella apposita del vostro computer, e quindi alla fine dare il comando di recupero, quindi di scarico sul computer di questi dati. Tutto qui. Come potrete vedere andando nel sito di iMyPhone, di cui vi lascio qui il link in descrizione, è possibile scaricare sia una versione gratuita che la versione completa a pagamento. Ma ripeto, innanzitutto c'è questa offerta che secondo me è convenientissima per quello che normalmente costano questo tipo di programmi, costano molto di più, e secondo luogo per quello che è in grado di fare, cioè recuperare ricordi, cose importanti, a mio avviso è un investimento ben fatto. Sperando quindi che questo video vi sia stato utile, se è così ditecelo con un pollice in su qui nel riquadro YouTube, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi gratis a questo canale, tanto basta un solo clic qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F e senza accenti. Grazie come sempre per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!